Oggi siamo l'8 dicembre 2023 e qualche giorno fa ho caricato questo video dal titolo "Prova a non ridere con TikTok divertenti parodia". E in questo video, che vi lascerò in descrizione, mi avete fatto scoprire un mondo, ovvero un uomo. Precisamente colui che beve di tutto e rutta come un leone. Come cazzo si chiama questo? Ve lo dico subito. Bad Lunch Chugs. 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 In pratica è un canale americano con più di 3 milioni e mezzo di iscritti. E nel momento in cui ho fatto il video di "Prova a non ridere con TikTok divertenti", mi avete detto: "Perché non fai una reaction a lui?". Mi avete incuriosito talmente tanto che me lo sono andato a cercare e ho visto di quelle robe, ma di quelle robe assurde, tra l'altro epiche e bellissime. Prima di cominciare, tempestate di like questo video, mi raccomando. Il gesto deve essere sempre segomante, perché il like va messo in questo modo, altrimenti non è like. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina, mi raccomando, per non perdervi nessun video. Il mio Instagram ve lo impiallo possentemente nel vostro apparato rettale qua sotto, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. Tutti i miei link sono in descrizione come sempre, mi raccomando, andategli a dare un'occhiata. E accingiamoci a visionare un video challenge estremamente epico e possente dal titolo "Un uomo beve 4 litri di Coca-Cola in 10 secondi. Cristo santo!" What's good now? Badlands Chugs is back. And today I'm doing a Coke Zero. Ok, lui sì, vabbè, non c'è bisogno di presentarlo, ve l'ho già detto. Lui è Badlands Chugs. Lo chiameremo Chuck. Così, contando per come il Chuck presente quello dei film. Si sta presentando e dirà: "Oggi berrò 2 bottiglie di Coca-Cola da 2 litri". In questo caso ne ha una in mano e dovrebbe prendere la seconda. Double barrel, Chuck. Oh, man. I mean, I've done one of these plenty of times. La seconda se l'è uscita da sotto l'ascella, perché ce l'aveva messa proprio sotto l'ascella. Mi sa che la produce lui con l'ascella, la Coca-Cola. E si sta accingendo a berne il contenuto il più velocemente possibile. You know what I'm saying? Either double barrel or just chugging them. Don't burp. But... è pronto, raga! Si parte con la challenge! Insomma, la challenge, il tentativo di passare a miglior vita più che challenge. I've always done one. I've never done two. Dai, Chuck, che ce la fai! Dai, Chuck! So, it's time to do this, alright? But before I do this... Si vede che è contento di fare questa challenge, dal suo viso rilassato e soprattutto sorridente e contento, si vede che è felice. Ma manco per il cazzo, secondo me, eh. Cioè, secondo me lui è costretto a fare queste cose. I want to dedicate this video to Eddie. Eddie is a cat I met on Cameo, and I want to wish you, Eddie, a Merry Christmas and a Happy New Year. Tra l'altro ha detto: "Se non arriverò a Natale, vi faccio gli auguri Merry Christmas adesso". Perché lui già prevede, secondo me, che non arriverà a Natale, dopo che si beve 4 litri di Coca-Cola. And I've never done this before, but they say that, you know. Dice: "Perché sto facendo sta cazzata? Perché? You know. Sto facendo ste cagate perché?". Poi vede le visualizzazioni e i numeri del suo canale e dice: "Ah, per soldi, ecco perché". Let's get uncomfortable and live life. Cheers. Addirittura se le infila entrambe in bocca, bellissimo. Siamo partiti, raga! Tifiamo per Chuck! Oh! Chi è che tifa per le Coca-Cola? Scrivetemelo nei commenti, eh? Perché qui si stanno sfidando, eh? Da un lato c'è Chuck, dall'altro ci sono le Coca-Cola, eh? Fatemelo sapere nei commenti. Tifate per Chuck o per le Coca-Cola? Cioè, raga, l'aspirapolvere umana!
Ma cosa minchia sto vedendo? Quando il leone ruggisce nella savana è perché ha già mangiato. Oppure ha bevuto Coca-Cola, in questo caso Coca-Cola. Wow. E la prima sniffata di Coca-Cola l'ha fatta. Adesso parte con la seconda. Che già con la prima metà bottiglie se li è spazzate via. Adesso parte con la seconda. Ci vuole coraggio per fare una cosa del genere comunque, eh? Let's finish, shall we? Dai Chuck, sei tutti noi, non tentennare, grande, vai, non cincischi, mi raccomando non cincischi. Che minchia ridi Chuck, stai rischiando la vita, che cazzo ride. Questo è un documentario sulla natura selvatica della savana. Stiamo documentando i leoni quando si svegliano la mattina e si fanno sentire nella savana dicendo io sono il re, no? E quindi ruggiscono con tutta la loro forza. Pazzesco, raga! Mi appassionano sempre i grandi felini. So much carbonation. C'è caldo nella savana, eh? Almost done. Halfway done. Let's go. Terza tirata di Coca-Cola. Vai grande, sei tutti noi. Cominciando a sentire l'ambulanza di sottofondo. Mi sta cominciando a venire da sboccare, devo essere sincero. Però è molto affascinante e interessante anche vedere come l'uomo resiste a una tale pressione di gas nello stomaco. My goodness. Niente da fare, ancora continua! Veramente ci sta provando a passare a miglior vita, eh? Ci sta mettendo proprio tutti i sentimenti, tutta la passione e tutta la volontà. Levategli quelle due bottiglie dalle mani. Sentite che potenza, raga, sentitela. Gli viene proprio dal diaframma tutta questa potenza. This is turning more into a burp compilation video. Woo! Grande! Yeah. Come on now. Little bit left. Let's go. Deeds not words. Se le è quasi sucate tutti e due, eh? C'è veramente l'aspirapolvere umana, il grande maestro. Abbiamo trovato veramente il supremo. Cioè praticamente gli stanno fuoriuscendo gli occhi dalle orbite. Che potenza sovrumana, è affascinante. Che beve normalmente, cioè si infila proprio tutte e due le bottiglie e se ne aveva tre come cazzo faceva? Cioè io sono senza parole in 3 minuti e 12 secondi, ma per me sono passati solo 10 secondi. Io ho assistito a qualcosa di estremamente pazzesco ed epico, raga.
L'hashtag per questo video è hashtag l'aspirapolvere umana. Mi raccomando, scrivetemi tutti nei commenti questo fantastico hashtag che gli si addice tra l'altro al maestro, ovvero hashtag l'aspirapolvere umana. Tutti nei commenti, mi raccomando. Assurdo, colui che veramente viene da un altro pianeta, cioè il supremo, l'incredibile God. Yeah, double barrel style. Well, mostly. Cioè, io non solo sono esterrefatto da quello che ho visto, ma sono anche sazio sotto un certo punto di vista, perché vedendo lui che si intromma 4 litri di Coca-Cola, voglio dire, chiunque di noi sarebbe sazio, no? Pump up the volume.